Ciao. Eccomi qua. Buongiorno, buona domenica. Eccomi qui. Allora, stamattina rifaccio il progetto che abbiamo fatto nel mini corso di ieri, che è il lo pieghevole. Dopo, se volete, vi metto la paginetta con gli appunti miei, quindi con le misure che ho fatto usare anche ieri. Voilà. Dopo la carico nel gruppo. Buongiorno. Adesso mi sto. Mia madre mi sta anche preparando il tè. Non sono sveglissima. Buongiorno, eccovi qui. Allora, buongiorno. Eccoci, siete già tante. Allora, stamattina vi faccio rifare il progetto del mini corso di ieri, che è questo dell'O pieghevole. Allora, il mio originale non si piega benissimo, però con le misure che ho tirato giù con la seconda prova, guardate, si piega perfettamente. Tac. Questo è il prototipo che avevo fatto per. Oh, qua si è staccata la carta. Questo è il prototipo che avevo fatto per riavere le misure corrette e per far sì che si piegasse in maniera perfetta. Questo qui si chiude perfettamente. Vedete? Tac. Ovviamente il mio è stato un po' la prova, ma poi l'avevo già tutto assemblato, non avevo voglia di rifarlo tutto. Allora, lasciamelo qui. No, niente zucchero. Lasciamo qui la mia tisana all'arancia rossa, che tra un po' la beviamo. Allora, questo qui è alto 30. È praticamente composto, per fare questo ci servono due fogli con l'anima ondulata di Tommaso, io ho usato quelli bianchi, in realtà ho usato quelli craft perché quelli bianchi li avevo finiti, e ci servono quattro fogli, del cartoncino bianco di Tommaso, quell'extra white, quello da 350 grammi. Poi servirà un pezzo di un Basil, per fare la mattatura delle foto, intonato al colore che sceglieremo, e un Basil bianco. Due bazzi bianchi in realtà. Allora, questo qui è alto 30. Io sul file che vi caricherò sul gruppo metterò le misure per farlo alto 30. Oggi per farlo un pochino diverso magari lo faccio alto 20. E quindi diventerà 20 per 40, perché questo qui è, scusate, 60. Questo qui è largo 60 perché sono la lunghezza di due cartoncini da 30x30 insieme e l'altezza di uno, quindi 30x60. Vorrei farlo oggi più basso. Quindi 20 per 60, che è anche carino secondo me, e diventa un homme décor. Allora, cambierò anche colore, questi qui sono i tre colori che ho usato, sono il Tumble Glass, quello più chiaro, il Salty Ocean e il Chipped Sapphire. Adesso vediamo se usare gli stessi o se usarne altri. Questi fiocchi di neve sono il set della Inkincado e questo qui è quello della lo Snow Flurry della Concord and Knight. Ok. Iniziamo. Allora, e qui dietro abbiamo timbrato con dei vecchi fiocchi di neve di Tim Holtz. Allora, per iniziare, ok, dato che ci siete, intanto vi dico, abbiamo un nuovo brand per cui faremo un preordine in questi giorni. Un brand a cui sono stata dietro tantissimo, che mi piace da morire. Molti di voi probabilmente lo conosceranno. È stata una fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Questo brand, adesso ve lo faccio vedere su Instagram. Si chiama The Ton e fa questi fiori meravigliosi. Meravigliosi. Guardate. Sono stupendi. Me ne sono innamorata subito. Sono tantissimi, fa anche le fustelle coordinate, sono stupende. E fa questo fiocco di neve qua che io in realtà pensavo essere un effetto, il bianco che c'è intorno, invece è proprio il timbro che è così. E sono bellissimi. E per questi appena riesco in prima di partire sicuramente faccio partire il preordine, così mentre non ci sono, voilà, guardate che splendore. Mentre non ci sono potete fare il preordine, questi qua arriveranno sicuramente penso per la settimana dopo il mio rientro, perché finché chiudiamo il preordine, poi lo ordino e tutto, loro hanno più o meno una quindicina di giorni come tempistica di preparazione degli ordini, quindi insomma per febbraio li abbiamo. Sono bellissimi, sono fiori grandi, guardate, alcuni sono in gomma, alcuni sono clear. È un'azienda piccola, quindi è un po' più cara degli altri, ma i timbri sono così belli che io volentieri investo in questo business. Lei è carinissima, è lei che fa questi video, guardate che cosa stupenda. A vedere lei, tra l'altro, sembra così facile colorarli che appena ne avrò uno tra le mani,
Sarà sicuramente mia premura provarci, guardate. Sono bellissimi. Era veramente tanto che le stavo dietro, che non riuscivo a ottenere risposta, e poi magicamente, voilà. Sì, va bene così. Guardate. Sono quei timbri risolvicard. Vabbè, potrei andare avanti a sfogliarvi questa gallery forever, praticamente. Ci sono anche un sacco di video, quindi se volete andarli a vedere, il brand si chiama The Tone, la pagina Instagram The Tone Stamps. Sono stupendi, sì. Allora, iniziamo col progettino. Quindi, allora, iniziamo dalla base. Sono due cartoncini di Tommaso con l'anima ondulata. Allora, prendiamo la taglierina. Innanzitutto la prima cosa che faccio è tagliarli tutti a 20. La ditta si chiama The Tone. Allora, siccome voglio farlo alto 20, la prima cosa che faccio è tagliare tutto a 20 in altezza, così poi mi faccio i tagli della lunghezza che mi servono e via. Il progetto che ho fatto fare ieri era alto 30, ma così per farlo un po' diverso abbiamo cambiato le misure. Poi parliamo anche del set dei kit in abbonamento, che mi avete fatto un sacco di domande, adesso poi piano piano rispondo a tutte, magari mentre faccio la sfumatura con gli oxide che sono meno distraibile, cioè posso parlare anche mentre faccio quello senza fare pasticce, adesso che devo badare le misure non è il caso che io vi dica altre, voilà, che mi perda in chiacchiere perché poi sbaglio le misure, qua rifacciamo il taglio. Qua. Ok, sì, adesso da domani parto. Oh mamma, quando riesco a tagliarlo? Da domani parto con il preordine, li carichiamo in questi giorni prima di partire. Comunque lo trovate. Prima che io parta, lo trovate. Oggi facciamo la valigia. Sono un po' in ritardo, aspetto i miei soliti tempi, però. Mamma, mi trovi l'altro dove ho le mie forbici, quelle di Timolze. Allora, questo, dato che ci sono, mi taglio a misura anche già tutti e quattro i fogli bianchi, che sono sempre i cartoncini di Tommaso, però quelli da 350 grammi, li taglio sempre a 20, perché, vi ricordo, lo faccio alto 20, questo lo pieghevole, invece che alto 30, come ho fatto quello durante il corso. Per prima cosa ho bisogno di portarmi tutti i cartoncini, per non sbagliare, ad altezza 20. Buongiorno, siamo pronte per il CHA? Guardate che abbiamo una tabella di marcia serratissima. Il venerdì sono riuscita a entrare ancora in un corso per cui ero in lista d'attesa, quindi il venerdì praticamente non mi è concesso mangiare perché non ho spazi tra un corso e l'altro, quindi penso che dovrò prendermi qualcosa da Starbucks la mattina e fate che nabbi. Allora, quattro fogli bianchi, due fogli, perfetto, due fogli con l'ondulina. Io ho usato qui, adesso sto usando quello bianco, in realtà quando ho fatto il mio progetto avevo finito quello bianco e quindi ho usato quello craft che tanto comunque alla fine ho coperto completamente, quindi va bene lo stesso. Allora, adesso che ho i miei pezzi, mi taglio le misure. Voi potete farlo alto quanto volete questo lavoro, io adesso lo sto facendo alto 20 cm. Mi serve tagliarne un pezzo che sia 20, quindi questo qui sarà un quadrato, ok? 20. E 20. Ok, mi serve che il pezzo che avanza sia a 10, quindi siccome generalmente i cartoncini sono 30,5, lo misuro e lo taglio perché altrimenti poi non mi si chiude, cioè non possiamo piegarlo. Ok, con l'altro pezzo faccio 3 strisce da 10, quindi saranno 20 per 10, me ne servono 3, quindi in pratica lo taglio tutto, quindi faccio 10, 10, 10. Ok, poi un'altra striscia da 10. Nel caso poi sbagliamo, esiste sempre il nostro magico amico Cutter che ci dà una mano. E l'ultimo lo rifiliamo di modo che sia 10, che siamo sicuri che sia 10, perché altrimenti non ci fa chiudere la struttura.
ancora. Allora, quando rimane questo bordino qui, che non abbiamo tagliato bene, facciamo così, cioè che non abbiamo tagliato bene, che magari con lo spessore la taglierina non ha tagliato fino in fondo, magari conviene rifilarlo un briciolo. Potete farlo elegantemente col cutter o con le forbici alla maniera agricola, come sto facendo Ok, quindi abbiamo tutto altezza 20, abbiamo un pezzo largo 20 e quattro pezzi da 10. Sto leggendo Socia di Patacche. What's? Adesso prendo un po' della mia tisana. Facciamo gli stessi tagli con i quattro cartoncini bianchi, quindi dobbiamo avere due pezzi da 20 e 8 da 10. Adesso prendiamo la prima coppia di cartoncini, eccola qui. Ne tagliamo un pezzo a 20, poi di qua ce ne serve, questo pezzo deve essere a 10 e lo mettiamo qui. Un'altra striscia, facciamo 3 fette da 10, sempre alte 20, 10, 10 e 10. Ripetiamo la stessa cosa anche con l'altra coppia. Questi qui saranno uno il rivestimento interno e l'altro il rivestimento esterno della struttura che abbiamo tagliato prima. Le carpe tacche nostre, le macchie col signor. Allora, le macchie, parliamone. Posso essere anch'io socia? Laura Cassina mi ha mandato questa. Recupererò la disarticolazione della mascella nei prossimi giorni. Bah, che dire. Anch'io butto colore. Il mio risultato è decisamente diverso, volevo dirvi. Comunque, è meravigliosa. Vabbè, è il talento, cosa ci vogliamo fare? O ce la si ha o non ce la si ha questa cosa. Io ho sicuramente altri pregi. 20, non quello di saper contare, però. Poi abbiamo di nuovo 10. E questa fette da 10. Mamma, mi prendi un bazzil bianco di quelli con la trama, che ovviamente me lo sono dimenticata. No, di qua. Sì, di qua, un bazzil, di quello con la trama. La citazione. Poi guardo. È che sono un po' in ritardo in questi giorni, sono in ritardo sulla qualunque, devo ancora fare la valigia. Allora, ok, quindi adesso abbiamo struttura, rivestimento esterno, rivestimento interno. Adesso Clelia guarda i suoi appunti. Dobbiamo tagliare il bazzil bianco che ci farà da legatura tra le varie parti e me ne servono 4 strisce da 5 cm, alte sempre 30, alte sempre 20. A questo punto mia madre non trova il bazzil, aspettate che lo vado a prendere. È quello con la trama. Mi sa che sei un posto sbagliato però. Ma mamma, uno me ne serve. Madosca, aspetta. Nostro basil. Tagliamo sempre altezza 20, così siamo sicure che l'altezza sia sempre la medesima. Tutti questi avanzi, boh, poi vedremo cosa farci. Ci servono 4 strisce da 5 cm. Ho scelto per questa parte qua il Bazzil Canvas perché è più sottile, quindi un pochino più flessibile. 5, 5 e 5. E sono 4. Di queste strisce qui, opla, dobbiamo cordonarne 2 a 2,5, quindi esattamente a metà. 2,5. Una e due. E due a 2,5 e 2, quindi 2. Non importa se non è precisissimo, perché tanto poi questa parte qui è praticamente nascosta.
Mamma patacca. Poi riprendo cosa state dicendo, perché prestando attenzione alle misure mi sono persa, credo, a little bit. Allora, questa è a metà. Vedete che non è esattamente a metà perché non so prendere le misure, ma non importa perché tanto quella parte lì, come vi dicevo, è praticamente tutta nascosta. E questa ancora 2, 2 e mezzo. 2 e 2 e mezzo. Di modo che abbiamo uno spessore di mezzo centimetro che sarà quello che ci permetterà di avere lo spazio per far girare e piegare quindi uno dentro l'altro i vari pezzi di questa struttura. E questo è a posto. Poi, a questo punto io in realtà monterei la struttura che abbiamo qui. Vediamo se riesco a montarla senza andare a guardare l'esempio. Non lo so se ce la facciamo, però aspettate che prendo anche la pattumiera che ho dimenticato. Via. Allora, noi abbiamo il nostro 20x20 e 4 pezzi 10x20. L'idea è che i pezzi poi si collochino così, in questo modo. Ok? Si chiuderà in questa maniera. Ora, primo pezzo che dobbiamo fare è prendere le due strisce che hanno lo spessore da mezzo centimetro e incollarle qui. Non importa che siano davanti o dietro, l'importante è che guardino tutte e due le fascette quando le chiudete nella stessa direzione, quindi così. Quindi adesso io prendo la colla che non ho, però c'era qua sul tavolo, per caso la vedi? Colla biadesivo. Perché le avevo anche viste stamattina, perché le ho lasciate di là. Anche il biadesivo è lì. Ah, qui, 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 scusa, non l'avevo visto. Allora, prendiamo. Biadesivo e colla. E lo mettiamo qui. E lo mettiamo a filo della piega. Stessa cosa qui. Ciao, a chi sta arrivando adesso, sto rifacendo il lo pieghevole che abbiamo fatto ieri nel mini corso, però lo sto facendo più piccino. Sarà sempre largo lungo 60 cm, ma alto solo 20. Quindi siamo a questo punto qui. Ciao Laura, facevo giusto vedere la tua meravigliosa card. Poi dovrò farmi mettere a posto la disarticolazione della mascella. Boh. Cioè, che dire? Boh. A volte. Quando, la prossima volta che dico che coloro un timbro, qualcuno mi dica qualcosa. Perché? Sul fatto che non posso dirlo. Allora, adesso uniamo due a due le nostre fascette. Allora, questo è un passaggio complicato. Le nostre fascette si chiuderanno una dentro l'altra in questo modo. Quindi una di queste due si dovrà attaccare qui e l'altra dovrà essere attaccata qui così. Prendiamo, quindi io per non sbagliare faccio così. Prendo la fascetta, la metto in mezzo e so che si dovrà chiudere in questo modo. Quindi colla e la attacco qui lasciando fuori praticamente un millimetrino, pochissimo, quasi a filo, perché altrimenti poi non riusciamo a chiuderla. Così. Facciamo la stessa cosa di qua. E lo attacchiamo qui, vedete? Li attacchiamo in questo modo. Aspettate che là, è importante che un pelino, ecco così. Così. Questa parte qui si aprirà in questo modo e si chiuderà così. Io, siccome faccio sempre pasticci, per chiuderla, cioè per capire in che verso chiuderla, mi oriento. Se vedete che questo non l'ho incollato bene perché sporge troppo, adesso lo stacco. Ok, e lo sposto un briciolo. Ok, allora, biadesivo, colla. Questo si dovrà chiudere così, quindi lo incollo qui a filo della piega. E si chiude. Ok? Devo fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi prendo la mia striscetta,
ne metto il biadesivo, tutti sti rimasugli, vabbè, rimane lì, fa reperto archeologico, e lo incollo qui. Allora, siccome è facile poi sbagliare il verso in cui si incollano, fate sempre la prova, ok? Questa si dovrà aprire così e dovrà essere incollata qui, quindi è questo il verso in cui devo incollarla, ok? Che ieri siamo riusciti a incollarle anche dall'altro verso, perché poi noi qua ci distraiamo con le chiacchiere. Ok, quasi a filo. Vedete quanto poco ne lascio uscire. Se faccio la tessera, da quando è valida? Da quando fai il pagamento è valida e ti attivo il profilo. Magari oggi pomeriggio non sarò, no, prima lo scotch, non sarò operativa, però comunque da domani mattina l'attivo la tessera, per chi mi ha chiesto. Ok? E questa va incollata qua a filo. Metto la colla sul biadesivo perché così la colla regge, è più forte del biadesivo e regge più a lungo, però non devo stare a tenerla ferma. Sono impaziente, sono frenetica quando faccio le cose, quindi non voglio stare lì a tenere ferma in posa le cose. Se abbiamo fatto tutto bene, infatti io non l'ho fatto, doveva chiudersi bene. Spingendo un po' si chiude. Ok, perfetto. Questa è la nostra struttura. Voilà, adesso possiamo passare alla parte divertente, dove magari, vi raccomando, non si chiude benissimissimo, però perché devo aver... Ma guardate, io sposto questo, tanto qui poi verrà coperto, lo sposto leggerissimamente più in fuori. Se io adesso qui non mettessi il biadesivo, dovrei tenerlo in posa, fermo, almeno un paio di... una manciata di secondi, di modo che... Voilà, così... di modo che si fermi. Invece se io metto il biadesivo, sta lì. Ok, così è perfetto, è come se l'avessi fatto giusto. Lì si vedrà un po' di quella schifezzuola lì, ma non importa. Se voi siete più precise, questa cosa non capiterà. Questo lo mettiamo un attimo da parte e prendiamo le nostre... queste le misure non mi servono più. Prendiamo l'interno. Cioè, prendiamo uno dei due set che abbiamo tagliato e decidiamo che sarà l'interno. Ok. Sono quindi un 20-20 e 4 pezzetti da 10x20. Giada, se fai la tessera è valida da quando da appena la paghi il tempo di attivarla, quindi io questo pomeriggio sicuramente non sarò operativa, ma domani mattina l'attivo, quindi comunque se fai la tessera va ordinata da sola. Se fai un ordine con la tessera e poi fai un altro ordine, poi ti sistemo lo sconto, ecco, se era quella la domanda. Beviamo un po' di tisana. Allora, adesso dobbiamo fare le timbrate. Io in questo qui che ho fatto ieri ho usato dei vari fiocchi di neve. In realtà si può fare un po' con cosa volete, si può fare con le foglie, con i fiori, con qualsiasi timbro che ci permetta di creare un pattern di questo tipo. Io volevo fare la nevicata, adesso rifarò una cosa del genere. Però è replicabile in tantissimi modi, si può replicare anche con la carta pattern se vi piace la struttura. Io volevo far lavorare con i distress ieri e quindi ho usato questa cosa qui del cielo che mi piaceva tantissimo. E adesso prendiamo degli altri fiocchi di neve e facciamo la stessa cosa. Allora, ho qui i miei fidi blocchetti di inchiostro, blocchetti di acrilico, la polverina. Allora, fatemi vedere che timbri possiamo usare. Ne ho qui... È imbarazzante rendersi conto di quanti timbri di fiocchi di neve possediamo e ne ho presi pochi in realtà rispetto a tutti quelli che sono in mio possesso. Quindi, vabbè, allora usiamo sempre questo. Ah, ma di questi ne abbiamo addirittura due? Ah no, beh, sono diversi. Usiamo questi e potremmo pensare... Allora, qui è più piccolino, quindi non metterei un timbro molto grande. Voilà, come ho fatto prima, in quello lì che ho usato lo Snow Flurry della Concord. Qui userei timbri più piccoli perché chiaramente lo spazio è più piccolo e infatti metterò poi magari delle fotine un pochino più piccine. Non le ho stampate le foto, lo farò dopo, intanto mi creo lo spazio. Allora,
Uso i blocchi di acrilico e non lo stamping tool perché in realtà non mi interessa che la timbrata sia perfetta, anzi se mancano dei pezzi o se rimane della polverina sparsa in giro è ancora più bella. Questo qui è un vecchio set della My Favorite Things, se non erro, che si chiama, esatto, Simply Snowflakes. E ne timbriamo qualcuno in giro. Usiamo questo. Ne timbro qualcuno e poi faccio l'embossata. Metto la polverina e poi imbosso tutti insieme. Allora prendiamo il nostro nuovo e in realtà non vado al centro, parto anche facendone solo un pezzetto. Ok, vi ho fatto tagliare la carta prima, cioè faccio tagliare la carta prima e poi fare le timbrate perché in questo modo possiamo creare questi effetti qui che sembra proprio una carta patterned tagliata. Il kit dei live, ma io i kit dei live li decido, cioè la roba che uso nel live la decido tipo durante il live. Allora, mettiamo intanto la polverina qui, così non facciamo pasticci. Qua. E anche in questo pezzo qui. Ok, mettiamo un secondo da parte la polverina, facciamo qualche altra timbrata. Cambiamo timbro. Usiamo per esempio questo qua, poi ne faremo anche con timbri più piccoli. Proprio più piccoli, più piccoli. Uno, due, quattro, e uno anche qui va, cinque. Ok, allora sporchiamo, poi iniziamo ad incollare in realtà, cioè ad incollare, a fondere la polverina, scusate, perché altrimenti poi ho paura di rovinarla. In realtà potremmo fare tutto insieme, però io temo di non riuscire a preservare la polverina integra. Ah, lì ce n'era un pezzo anche da questa parte qua. E allora raccogliamo la polverina e asciughiamo tutto quello. Sa che devo attaccarmi l'embosser. Aspettate che togliamo il tappo da qui. Ecco, la polverina è tutta per terra, mi sembra ottimo. C'è chi vuole il vassoio, poi c'è chi ha il vassoio e non lo sa usare. Sono, insomma, allora, raccogliamo così. Aspettate che devo togliere. Mi vedo fare un disastro adesso. Poi il resto lo raccogliamo in un altro modo. Allora, attacchiamo l'embosser e iniziamo ad asciugare quello che c'è. Aspettate che attacco l'embosser un attimo. Iniziamo ad imbossare i nostri pezzi. È bianco, quindi bianco su bianco si vedrà poco. Vedrete che qui il fiocco non è intero, ma non importa, quando poi ci passeremo sopra gli oxide sarà ancora più bello. Gli oxide o i distress sarà ancora più bello.
Asciughiamo bene tutto finché non diventa lucida. Poi dobbiamo decidere insieme i colori. Allora, io in quello che ho fatto io, quello grande, ho usato Tumble Glass, Salty Ocean e Cheap Sapphire. Ieri hanno fatto diverse variazioni di colore e sono tutte molto belle, devo dire. Ce n'è stata una con il Crush Do Live e il marrone, che è meravigliosa. Sapete che io ho un debole per i marroni, quindi mi è piaciuta veramente tantissimo. Adesso vediamo, non sarebbe male neanche provare una scala di grigi. Cosa ne dite? Ok. Tra l'altro, Jana ha preparato le card per il corso di card making di aprile. Nel weekend mi darà l'elenco materiali, così possiamo fare il costo del corso e possiamo aprire ufficialmente le prenotazioni. Vi ricordo che sarà con noi il 6 e il 7 aprile, mentre per chi volesse iscriversi, mentre io non ci sono, ci sarà il corso di Erika con la colorazione con i Nuvo. Sabato prossimo, mattina e pomeriggio, e il sabato successivo, il 26, ci sarà sempre Erika che farà probabilmente un mini album. Adesso vediamo. Sta lavorando ai progetti, povera donna. Ok. Pensavo a dei colori un po' unconventional. Vediamo. Allora, intanto chiudiamo qui e facciamo un altro po' di fiocchi di neve. La distribuzione era sì, questa. Ok, prendiamo un altro fiocco dal nostro set. Opla, prendiamo l'auricolare. Allora, cambiamo set. Vediamo sull'altro della Inkincado se ce n'è uno piccolo che ci piace. Ci sono tutti questi, c'è questo swirl gigante che sarebbe carino usare. Proviamoci. Mi serve però mi serve il blocco di acrilico grande che forse però adesso non so più dove ho sistemato. Vabbè, non usiamo lui o ne usiamo solo un pezzo, va bene anche così. No, usiamo questo qua piccolo. Aspettate. Perché ieri l'abbiamo usato e poi non ho ancora messo a posto il tavolo dopo ieri, quindi magari mi è rimasto da un'altra parte. Aspettate un attimo. No, così al volo non lo vedo. Ah, eccolo lì. No, quello piccolo. Aspettate. Vedo. Allora, prendiamo intanto comunque la nostra plancetta di timbri, i fiocchi, vediamo quanto me ne avanza di questo qui, perché potrei anche fare un'altra roba, potrei fare un'altra cosa. Non fatelo a casa, usate il blocco, però volendo. Usiamo il piatto della Big. Buongiorno, chi sta arrivando adesso? Sto facendo il progetto di ieri. Vediamo se rimane attaccato. No, perché questo è rovinatissimo, ovviamente. No, no, no. Però se aveste un piatto della Big nuovo si potrebbe fare. L'ho anche già fatto. Niente, questo qui non lo posso usare perché adesso non trovo il blocco di acrilico grande. Anche se. Guardate, a mali estremi. Mi hai conservato il team. Bianca, non lo so, sinceramente, me l'avevi prenotato a memoria? Non mi ricordo. Se l'avevi prenotato e non. Se non ti ho scritto che è arrivato e l'ho messo via, no. Forse mi è sfuggito. Mandatemi un messaggio perché ciò che mi scrivete nei live non ve la prendete a male, ma non mi rimane in mente niente.
perché sto facendo troppe altre cose e quando arrivo poi ad aver finito non mi ricordo più. Usiamo il vassoio come se fosse un blocco di acrilico. Per esempio. Ti ho scritto che è arrivato e te l'ho messo via? Perché se te l'ho scritto l'ho fatto. Se non te l'ho scritto, no. Ok. E questo lo lasciamo così. Poi ne facciamo un'altra timbrata, mettiamo via la polverina, visto che sto usando il vassoio come se fosse un blocco d'acrilico. Ok. È l'arte dell'arrangiarsi, sì, quando non c'è modo. Allora, questo lo spostiamo un secondo, mamma, lo cerchiamo dopo, non stare a impazzire. E ce l'ho davanti al naso, porcaccia miseria, solo che è trasparente, vabbè. Per fortuna che nessuno si scandalizza, che sanno che sono veramente. Allora, puliamo un secondo il timbro che non attacca più, perché ho polverina dappertutto. Ok, puliamo qua dietro. Ok, e ne facciamo almeno un'altra di timbrata con questo timbro qua. Era davanti al naso, tutto bene. Secondo me è rimasto poco, ma adesso vediamo. Questa, una qualsiasi polverina bianca va bene, questa qui che sto usando, adesso ve lo dico, è della Judy Skins. Così. E poi ce l'abbiamo nel punto centrale a quello lì, ne farei un altro su quelli laterali, poi intanto questi due li asciughiamo. Poi raccolgo un po' di questa polverina perché mi sta irritando. Giriamo così. Vediamo. Ok. Poi facciamo ancora qualche timbrata piccina. Qualche fiocco piccino e possiamo lavorare in realtà con i distress. Questo lo sistemiamo un po', iniziamo ad asciugare. Mi si è capottato. Mi è, si è capottato uno, oh, ma non importa, è a posto. Ok, e asciughiamo. E poi farei solo qualche timbrino piccolo qua e là per fare un po' di texture. Benissimo, questo timbro qua è bellissimo, veramente splendido. Ce ne abbiamo un pezzo anche qua. Quando fate l'imbossatura in più step, come sto facendo io adesso, fate attenzione a non rifondere la polverina dei timbri che avete già imbossato, perché poi diventa brutta, sborda. La magia anche oggi, la magia dell'embossing è sempre, sempre bella. È una delle prime cose che ho visto quando ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo. Vedete che qui non è completa la timbrata, ma sarà bellissimo lo stesso quando lo finiamo. Allora, fatemi solo dare una pulita lì perché mi pano. Ok. Allora. Quindi siamo a questo punto qua. Così. Ok.
È così. Ok, ci manca qualche timbrino piccolo. Allora, il blocco grande è qui e rimettiamo a posto questo prima di dimenticarcene. Prenderei, a questo punto farei un po' di un mix tra un set e l'altro, prendendo i fiocchetti più piccini. E di questo qui dell'Inking Kado è qua, è rimasto qua dentro. Se riuscissi a prenderlo. Ok, li mettiamo vicini e creiamo una piccola composizione che andiamo a ripetere un po' dove ci piace. Prendiamo il nostro tampone e per esempio qui farei qua. Qui, con questi vado molto più spedita, tanto qui. E ne farei ancora magari qui e qui. E ora devo mettere la polverina su tutti. Poi embossiamo e possiamo iniziare a scegliere i colori. Io vassoio, non vassoio, butto tutto fuori. Mi perdonerò per sta cosa. Così. Va bene, allora raccogliamo tutta la polverina. Non c'è verso che io non riesca a sprecarla. Sono talenti, c'è Laura Cassina che colora bene e io spreco la polverina. Sbaglio i conti, cioè insomma, ognuno ha ognuno ha un dono. Che poi il mio non serve a niente, è un altro discorso. Raccogliamo questa roba qua e asciughiamo. Ok, intanto bevo il mio tè. Intanto ditemi di che colore li facciamo. Vorrei provare dei colori non conventional, quindi non azzurro, non rosso, non verde. Vediamo. Sarebbe bello il giallo. Mi piacerebbe provare nei toni del grigio, ma ho paura che poi sia un po' troppo dark per me. Questo è a posto, facciamo lui, ne mancava un pezzettino di quello lì, ok, e facciamo questo. Così, poi ne abbiamo un pezzettino lì. Questo qua. Così lui, l'ultimo, ok, poi abbiamo finito, metto via le cose da embossing. Anch'io sarei per il grigio, magari con il rosa, magari ci mettiamo un ice spruce. Adesso vediamo, anche fucsia marrone sarebbe bello, sì. Mi piaceva l'idea di provare un qualcosa che poi potesse darmi la possibilità di fare un tono su tono. Adesso vediamo. Allora, fatemi mettere solo via queste cosine qua, i timbri. Allora, tu sei di questo set qua. Ieri c'era una cliente che non aveva, Mariella, non aveva fiocchi, timbri di fiocchi di neve. Non so come abbia fatto a vivere fino ad ora. Non so, io ne ho veramente una quantità imbarazzante, non ve lo dico quanti, ne ho presi solo un paio di quelli che
che avevo da mettere a disposizione per il corso, però chissà perché rompo tutte le plastichine. Io credo ogni Natale di aver dilapidato un bel po' di soldi in timbri di fiocchi di neve, anche adesso. Allora, fatemi sistemare qui. Momento di cracchite, puliamo il tavolo, buttiamo i ritagli, mettiamo via la polverina da embossing che non ci serve più. Scottex! Ma cioè, come avete fatto fino ad ora esattamente, Tania, senza fiocchi di neve? Veramente, non capisco, a me prende la scimmia, cioè tutte le volte che li vedo li devo avere tutti. E ogni anno è una fatica a scegliere perché ne escono sempre tanti. Allora, ricostruiamo. Tu sei qui. No. Potresti essere... No, questo è qui sicuramente. Quindi, questo qui e questo no. Questo però è di sicuro. Così. Ok. Allora, è stata una vita vuota. ma le fustelle non è la stessa cosa, secondo me. Allora, adesso scegliamo gli oxide. Tre colori. Anche guardate che lì... Oh, lì non ho... lì non ho imbossato. Chissà se prende ancora il Versamark. Ho i miei dubbi, però proviamoci. Lì me li sono persa questi. Però il nostro caro amico Versamark ancora va. Quindi lo facciamo adesso. Ma io non so, ne ho sempre comprati tanti, mi piacciono sempre tanto, ne comprerei sempre mille. Quindi mi sembra così strano. Ok. Sì, bisogna provvedere, assolutamente. Qua, e poi ho visto che c'era un pezzettino da qualche parte qua che non avevo imbossato. No, forse è tutto a posto. Ok. Allora. Dunque, scegliamo i colori. Qui c'è il grigio, che è Licorice Smoke. Mi è caduto lo Squeeze Lemonade. Ciao! Sono quelle cose di... quei fogli beige con le calamite, sì, c'è scritto sopra il nome. Quanto ti devo? Fa mia mamma la cassa, sto facendo il video. Tranquillo. Il nero. Allora. Come anche tu nessun timbro? Ma come avete vissuto fino ad ora? Fanciulline, i fiocchi di neve. Magari io poi non ho timbri di cose che per voi invece sono assolutamente fondamentali, eh. I bisogni cambiano. Allora, vediamo che cosa possiamo prendere. Adesso sfoglio tutti gli oxide che ho qui e vediamo. Il Seedless Preserve non è una brutta idea. Vediamo. Poi mi dite perché non fai i kit dei live, perché io decido mentre faccio il live. L'anticline, il fried burl, mi piace anche molto, certo che non è grigio. Fatemi vedere cosa potrebbe andare bene. L'iced spruce mi piace sempre tantissimo, quindi potrebbe essere un'idea. Vediamo, old paper. No, questi li ho visti poco fa. Abbiamo quasi fatto, solo che devo passarli in rassegna tutti per essere sicura di non lasciare fuori nessun colore che invece mi piacerebbe tantissimo avere qui dentro. Allora, il black suit ce l'abbiamo già. Ecco, il pumice stone. Ok, allora. Dunque. Renne ne hai? Oh, mi difendo bene anche con le renne. Magari non quanto te, però mi difendo abbastanza bene. Allora. Se facessimo una cosa così, in questa
in questa shade qua. Proviamo. Mettiamomi, allora mi tengo questi qua, che erano le alternative, vicini. Allora, sfumini. Prendiamo uno sfumino e lo usiamo per tutto. Vediamo, sì, esatto, ce ne sono sempre di nuovi. Il problema è quello. Oh, scusate, aspettate che prendiamo così. Allora, prendiamo uno sfumino che ci vada bene un po' per tutto, perché tanto sono nella stessa famiglia, quindi tendenzialmente. Allora, io inizierei con il pumistone. Il tono più chiaro lo do dappertutto. E inizio dall'alto e sfumo. Poi magari se abbiamo tempo proviamo a foilizzare qualche gocciolina di neve. Allora, intanto che faccio questo lavoro qua, che mi richiederà un pochino di tempo per passarlo dappertutto, vi dico dell'abbonamento per il My 12 Tales. Allora, ieri mi avete scritto in tantissime per avere altre soluzioni per l'abbonamento, e allora ieri sera le ho pubblicate. Quindi potete comprare l'abbonamento al kit con lo starter kit, potete comprare solo l'abbonamento al kit che costa 20 euro al mese, e dove ci saranno, se riusciamo, faremo noi la plancetta tutti i mesi di timbri e pochissimo altro, un paio di carte, un set di abbellimenti, perché il protagonista sarà il. No, non ce la faccio senza la gamba dei Gigi Marroni, Francesca, che già fa. Perché opporre resistenza? No? Dicevo, potete ordinare solo l'abbonamento al kit che costa 20 euro, ma potete ordinare anche solo l'abbonamento alla plancetta di timbri, così come potete ordinare anche solo la plancetta di timbri del mese. Non pensavo che ci sarebbe stato così tanto interesse, quindi non avevo pensato di proporlo, però visto che me l'avete chiesto, li ho caricati tutti ieri sera. Quindi se volete. Entro martedì potete prenotare. La plancetta di timbri da sola costa 15,50, tutte e due, cioè ognuna di loro costa 15,50, e lo starter kit, scusate, il kit per i lo ne costa 20, perché sarà un kit molto minimal. Scuriamo ancora un po', cioè è bellissimo sto colore qua, mi piacerebbe già anche solo così. Ok, così e poi con questo scendiamo magari un pochino più sotto per dare la sfumatura. Bene, io vado sempre un pochino più giù fino a che non c'è proprio più colore, così distressa proprio, cioè così degrada proprio in maniera naturale. Lo faccio anche qui. Aspettate, che con il cavalletto davanti, always a joy. Ok, sì, è bellissimo già così, Laura, sono d'accordo. Poi ci facciamo le goccine d'acqua. L'idea di averli tagliati tutti prima è che poi possiamo fare questo, che dà un pochino più di uniformità al tutto. Ok, questo e questo sono fatti. Passiamo a questi due. I mesi in italiano li faccio solo con le iniziali. Quindi Gen, Feb, Mar, Maggio, apro solo le prime tre lettere. E intanto stavo già pensando alla plancetta per febbraio. Guardate, saranno tutti bilingue, nel senso che i timbri, la plancettina, avrà sempre un titolo grosso in italiano e in inglese. E poi i piccoli sentiment, i prompts, in tutte e due le lingue, da mettere sotto, da abbinare con. Stavo facendo quello di febbraio, in realtà il titolo che avevo in mente, la frase che avevo in mente da fare grossa, in inglese sta benissimo col font che avevo scelto, in italiano è tremenda, perché cambia proprio graficamente l'impatto che ha. Quindi adesso ci ragiono, però saranno sempre bilingue. Ma poi vi dicevo, insomma, per chi mi ha chiesto i timbri in italiano, quest'anno ci saranno parecchie sorprese. E sfumiamo bene. Poi passiamo al secondo colore.
Il secondo colore è l'ice spruce. Col secondo colore uso sempre lo stesso, la stessa spugnetta. Parto sempre dall'alto. E sfumo. Fino a che non ho un effetto che mi piace. E vado avanti. Questi toni neutri sono meravigliosi. Ieri ne è stato fatto uno anche in rosa, bellissimo. Questo con un altro con il Crush Do Live. I cristalli sono timbri di fiocchi di neve embossati con la polverina bianca, su bianco. Sfumiamo bene. E adesso facciamo gli altri due laterali. Allora, qui di lato in realtà ho dimenticato di farlo, ma adesso rimediamo. Dovrei scendere un pochino più in giù a fare proprio il contorno. Quindi mi riprendo un po' di pumice stone e faccio così. Di modo che crei la cornice. Riprendo, lo faccio anche dall'altra parte. Questi saranno i due laterali. No, non viene via l'embossatura perché l'embossatura è plastica fusa, quindi è resistente. Adesso che quando finirò di fare tutto questo lavoro, vedrete che passerò lo Scottex sopra e i fiocchi di neve saranno ancora più bianchi. Vedete che questo è il pumice stone. Prendiamo l'ice spruce. E facciamo questo lavoro qua anche sul bordo. Ok. Posto che mi piace già tanto così, farei ancora un pochino di scuritura delicata con l'Icory Smoke, che è il grigio. Ne prendo un pochino, parto delicatamente dall'esterno e vedo com'è il risultato. Se mi piace, calco, se no. Però direi che mi piace molto perché non è invasivo. Ok, e lo faccio prevalentemente nella parte alta. Sì, semplicemente per dare più sostegno alla sfumatura. E lo faccio su tutti i pezzi. Qui lo faccio anche sulla parte laterale che abbiamo fatto prima. Siamo a questo punto qua. Ok. E lo facciamo anche di qua. Gli oxide sono, Laura, gli oxide sono una roba fantastica. Adesso il corso che faccio con Timolz venerdì prossimo è sempre sugli oxide. Sono veramente curiosa di vedere che cosa ci fa fare. Pensavo avessimo già sviscerato tutto quello che si può sapere sugli oxide, invece mi sa di no. Ok, adesso ho tendenzialmente finito e però riprendo il pumice stone, che è il colore un po' più chiaro, scarico un pochino la spugnetta qua. Riprendo il mio colore più chiaro e faccio questo qui sui lati, un po' di più. E scendendo qui senza ricaricare la spugnetta, voglio proprio solo tanto qui poi ci sarà la foto, creare questo effetto un pochino fumé. E qui a posto. Ok, allora, where is the tap? Ok,
Questi li teniamo qui perché ci servono dopo. Adesso siamo a questo punto. Prendiamo lo spruzzino, che ovviamente è dall'altra parte del tavolo, ma adesso lo prendo. Prendiamo lo spruzzino e usiamo gli Oxide, giochiamo con gli Oxide nel modo più classico in cui ci hanno insegnato a giocare con gli Oxide. Facciamogli reagire all'acqua. Spruzzino, facciamo un po' di goccine grandi e un po' di goccine piccole. Ok, lo lasciamo agire un attimo, prendiamo questo tool costosissimo che è il rotolo di carta Scottex, aspettiamo che agiscano e poi li asciugo. For example. Guardate. Questo è l'effetto. Ok. Puliamo un secondo il tavolo. Salvietta. E intanto potrei, guardi mamma, la colla della Tombow, facciamo questa prova, quella bianca e verde, credo che ce ne sia in uno di questi contenitori qua, o quella che c'è, no, aperta quella che c'è. Intanto ci puliamo anche un secondo le mani. Il modo in cui gli Oxide giocano con l'acqua è fantastico, quindi adesso noi siamo a questo punto qua. Clelia adesso li ha confusi. No. Tu sei qua. E tu sei qua così. Ok. È bello, è bello, è bello. Vediamo se possiamo fare questa cosa di foilizzare. E proviamo a foilizzare le goccine con... Vediamo se funziona con questo foil qua, me l'avete chiesto in molti, non avevo ancora avuto modo di provarlo, è quello che si usa con la Spellbinder, Lot Foil System, che è quella che va bene con tutte le placche da trasferimento foil della Spellbinder che abbiamo preso ultimamente. Vi ricordo che con quella macchina lì non funziona l'altro foil, quello che va bene per la laminatrice. Copia l'idea per una card? Assolutamente sì. Con gli Oxide si possono, che poi la cosa bella degli Oxide è che comunque voi li mettiate insieme, sono belli, quindi non c'è proprio storia. Non la trovi? Mia madre non sta trovando la colla, piuttosto non lo facciamo, però volevo provare per vedere se si attacca. E se no prendimene una. Qui non c'è. No, prendimene una, è piccola, okay. Tanto quella la usiamo, così proviamo a fare questa cosina qua, prendiamo il pennello, prendiamo un po' d'acqua. Allora, adesso usiamo la colla riposizionabile della Tombow, la colla riposizionabile, scusatemi, della Tombow, adesso vi faccio vedere qual è, ha questo pregio che dopo una mezz'oretta dall'applicazione diventa riposizionabile, rimane riposizionabile per qualche ora. In realtà noi la diluiamo con l'acqua, quindi ci mette molto meno e faremo delle goccioline molto piccole. Quello della laminatrice non funziona con le placche della quella piccola. La piccola. Funziona, non funziona quello che normalmente usiamo con la Mink piuttosto che con la laminatrice, non funziona con la macchina della Spellbinder. Ci va questo tipo di foil che è fatto apposta per il trasferimento del foil a calore. Non chiedetemi in che cosa cambia, però abbiamo fatto le prove quando ho provato la macchina quando è arrivata, ma non funziona, non si attacca. Mettiamo una gocciolina di colla e dell'acqua, semplice acqua. Mescoliamo. Ok, e adesso facciamo questo. Scusate, ho bloccato il telefono.
Goccine, micro goccine, che poi folizzeremo in teal, questo azzurro che comunque ci sta benissimo col grigio. Ne ho fatte pochissime, piccolissime, così si asciugano. L'idea è quella. Allora, il pennello lo mettiamo per ora avvolto in una salvietta. E intanto questi li spostiamo e lavoriamo sul retro e sul fiocco intanto che loro si asciugano. Questi li posiamo un attimo qua. Mi sto espandendo. 1, 2, 3, 4 e 5 li mettiamo via. Ok. Quello che ci serve adesso, cioè quello che dobbiamo fare adesso, è fare il... Allora, sono due macchine diverse. La laminatrice trasferisce il foil su tutto ciò che è toner, la stampa laser, se avete le penne a toner. Ci sono dei medium su cui si attacca molto bene, per esempio il Mod Podge, il gel di Tommaso, il gesso di Tommaso, la pasta stencil di Tommaso si attacca benissimo. E ci sono alcuni medium di Heidi Swap, che io però trovo più difficili da usare. Mentre la macchina la Glimmer Foil System trasferisce scaldando queste placche di metallo, trasferisce il foil e l'effetto è questo. Queste qui sono quelle che abbiamo fatto durante il live. Questa è una loro placca, questa qui e questa qui sono una fustella normale che non nasce per fare quello, però si può usare anche per fare quello. I foil da usare con uno o con l'altra sono diversi, purtroppo. Allora, adesso prendiamo una spatasciata di colore per ciascuno dei colori che abbiamo usato. Squisciamoli qui sul piano di lavoro. Li teniamo qua e ci aggiungiamo dell'acqua. Ok. Adesso scegliamo un set di timbri. Io per fare questo lavoro qua scelgo sempre un set, un qualcosa che abbia che sia in gomma, perché trovo che il risultato sia decisamente migliore. Prendiamo il mio solito fiocco di neve, questo è un vecchio fiocco di neve di Timolz, mio blocchetto di acrilico, questo me l'avete già visto fare mille volte, è sempre la stessa cosa. Mi serve il pennello in silicone che avevo messo qui, eccolo qua. Chissà dov'è quello piccolo, salterà fuori. Prendiamo un po' di colore. Li mescoliamo perché questo sarà il mood dei colori del nostro lavoro, quindi va benissimo se li mescoliamo. E timbriamo. Così. Uno. Questi poniamo che saranno poi attaccati, cioè che saranno uno dietro l'altro, se ci ricordiamo di posizionarli nella maniera corretta. Qui adesso è venuto un paciugo, ma a me va bene così perché in realtà questi sono i colori che sto usando e ho bisogno che siano sempre loro. Ok, questo lo mettiamo di qua. Facciamo qualche altra timbrata qui. Adesso rimetto anche i colori perché ormai ne ho messo poco. Ok, questo è a posto e lo mettiamo qui. Asciughiamo questi e rimettiamo i colori perché poi in realtà mi servono anche per fare altro, perché dobbiamo colorare anche il nastro che chiuderà il nostro lo pieghevole. Abbiamo i nostri due pezzi così. Così. Sarà una timbrata chiaramente non perfetta, sarà acquerellata, non mi interessa che sia perfetta, cioè è proprio questo il bello del timbrare in questo modo.
Perché non è una timbrata, è un trasferimento di colore, né più né meno. Allora, questi qui li lasciamo un secondo qui che si asciughino, poi li asciughiamo, acceleriamo un pochino con l'embosser. Prendo il nastro, che è là, aspettate che lo acciuffo un attimo. Semplice nastro di cotone. Una fascetta, ne taglio un pezzo abbastanza lungo, adesso vado ad occhio, ieri li avevo misurati, adesso vado ad occhio, al limite poi tanto accorcio, non è un problema. Ne taglio un pezzo. E quello che mi resta da fare in realtà è unicamente sporcarlo qui. In questo modo. Se ho finito i colori, metto altri. Buongiorno, io un po' che blatero qui, ma tanto il video vi rimane poi lì. Ok, e così sarà sporco con la stessa tonalità dei colori che abbiamo usato. Praticamente puliamo il tavolo con il nostro nastro e lo lasciamo ad asciugare. E adesso asciughiamo, innanzitutto asciughiamo il tavolo e poi asciughiamo le nostre timbrate e vediamo a che punto è la colla che abbiamo messo lì, che secondo me potrebbe anche essere pronta. Ok, pennello. Allora, prendiamo questi. Questo qua, guardate qui, che belle queste tonalità, non so quanto si vede da video, ma mescolati così insieme sono bellissimi. Il nastro l'ho fatto ad occhio, però deve essere, il lo è lungo 60 cm, deve essere almeno un 80-90 cm. Asciughiamo di modo poi da poterlo incollare senza problemi. Poi ci possiamo fare anche le goccine, in realtà con un colore spray potrebbe essere il grigio, il Tommaso, potrebbe essere il nero. Ok, e questo è pronto. Riprendiamo quindi in mano la nostra struttura e incolliamo il retro. Quindi prendiamo il nostro nastro, che ovviamente non sarà ancora asciutto, ma guardate, gli facciamo una passata così, tanto è veramente un pochissimo umido, pochissimo perché abbiamo bagnato con i rimasugli degli oxide, quindi voilà. Il nastro va incollato qui sulla parte ovviamente centrale del retro, sempre colla e biadesivo, più o meno a metà. Ok, e poi colla e biadesivo. E mettiamo, c'è un mio capello, vabbè. Vediamo di toglierli. My God. Veramente non ti togli, ma io ti forzo via. Ok. E mettiamo la colla. Così. Non mi corrispondono le misure, benissimo. Vedete, li ho tagliati male. Vabbè, non importa. Ok, adesso, se abbiamo creato un pattern, dobbiamo cercare di incollarli di modo che il pattern abbia un senso. Quindi questo qui rimane così.
E qui abbiamo tutte le nostre antine, quindi potrebbe essere così, no? Così, no? Così. E qui potrebbe essere. Qui non ho seguito nessun pa così. Ok, boh, sì, più o meno. Non è esattamente così. Va bene così. Incolliamo così, ok? Perché non ho esattamente seguito un pattern. Allora, incolliamo. Poi andiamo a vedere le goccine a che punto sono. Credo che saranno praticamente asciutte. Il nastro rimane fermo solo dietro la parte centrale, ok? Perché poi queste due si arrotolano una, cioè si piegano una sull'altra, quindi le misure io poi lo dovrò rifilare perché non sono storta. La base è a carne in centimetri invece che pollici, tutto a posto. Mi fate sentire meno sola sempre. Ok, recuperiamo la Nuvo che si è suicidata sotto il tavolo. Ok, quindi poi qui lo rifiliamo, ma l'idea è che tu venga dentro così. Perfetto. E il nostro fiocco ha voglia. Sì, in realtà no, anche meno, cioè basterebbero una sessantina di centimetri di nastro. Questo poi lo tagliate a misura, ok? Prendiamo un secondo le goccine, vediamo. Sì, direi che possiamo fare una prova, proviamo qua. Si prende il foil, se non funziona vado a prendere quello che abbiamo aperto. Più caffè, ne ho preso solo uno, Erika, in effetti. Non va bene. Allora, tagliamo questa qui. Questi bollini di adesivo li odio sempre perché per riuscire poi a tirarli via rovino un gran pezzo di foil. Tipo adesso, che non ne vuole sapere di staccarsi, facciamo così. Tagliamo un pezzetto di foil e vediamo se si fa la magia anche con questo. Se no andiamo a prendere l'altro. Allora, mi serve una spatolina, in realtà basterebbero anche le dita, ma ho questa spatolina qua. Proviamo. Per questo si può usare. No, vabbè, qui c'è un po' di overfoiling. Ah, no, però questo si trasferisce proprio. Questo si trasferisce a pressione, quindi non con una spatolina, ma andiamo di dita, perché dove fate le righe vi trasporta il foil. Guardate qua, qui non importa, si vede poco, però guardate, vedete che si è attaccato. Bisogna passarci solo con le mani, perché è più delicato dell'altro. Si trasferisce dove ci sono le goccioline. Adesso facciamo questo lavoro qua su tutti i pezzi. Con le mani però, perché se lo fate con una superficie troppo aggressiva vi lascia giù tutto il foil con la strisciata che date. Se passate la carta di credito vi rimane il foil everywhere. Invece a noi serve che rimanga solo dove abbiamo messo le goccioline di colla. È bellissimo. Con la mano. Sì, è più delicato dell'altro. È più facile fare il trasferimento. Voilà, così abbiamo dato anche un pochino di colore di contrasto. È bellissimo. E andiamo avanti finché non abbiamo trasferito su tutte le goccine. Vedete? Allora, qui adesso dobbiamo, il passaggio che non abbiamo fatto prima, dopo che abbiamo passato sui distress, ci serve un pezzetto di carta e portiamo fuori il bianco dei nostri fiocchi. Da video forse non si vede tantissimo, però vi assicuro che togliendo il colore che si era depositato sopra un pochino, i fiocchi di neve saltano su, saltano fuori molto di più. Ok, adesso.
prendiamo il nostro, la nostra struttura già mezza montata e ci andiamo ad attaccare questi. Le goccioline sono la colla tombo mescolata con l'acqua e fatta cadere a goccine, a macchiette con un pennello. Tutto lì. Allora, incolliamo. Se la carta vi ha fatto il warp, cioè è diventata tutta ondulata, l'ideale sarebbe farla asciugare, farla finire di asciugare completamente sotto un peso. Noi adesso durante il live questo tempo non ce l'abbiamo, quindi lo teniamo premuto un secondo così. Ok, adesso andiamo solo a vedere. Dunque, tu sei il pezzo di qua, tu sei il pezzo di qua. Vediamo come sono così e così. Ok, e li incolliamo. Vediamo se riesco ad alzarvi questo così vedete un po' tutto. Ok, più o meno. Incolliamo. Finiamo di incollare. Anche in questo caso ci vorrebbe biadesivo prima, così rimane fermo lì e poi la colla fa il suo lavoro in maniera un po' più, ci mette un po' di più. Ecco, questo l'ho finito, quindi tac. Ok, così, e lo mettiamo qui. No, questa cosa con la Nuvo non funziona, perché la Nuvo non diventa riposizionabile. La Nuvo incolla e basta, non potete farlo con lei. Ecco qui, probabilmente ho tagliato male. Ok, e lo lasciamo così un secondo. So che, che c'è chi ci ha provato con la Nuvo, ma non funziona. Io parto mercoledì. Quindi in realtà ci sono in negozio lunedì e martedì, un po' saltellando perché ho ancora delle commissioni da fare, però ci sono. Ok, e questi si piegheranno così. Così, così e così. Vedete? Ok. Ora, le nostre goccine sono fantastiche. Allora, sì, ci serve anche la tombo, purtroppo. Purtroppo sì. Allora, adesso dobbiamo ancora fare un paio di cose. Allora, innanzitutto mettere via il fiocco di neve, Clelia, che se no te lo perdi. Hai qui la tua bustina, mettilo nella sua bustina. Anche questo timbro dei fiocchi lo mettiamo nella bustina. Prendiamo un timbro con un pattern, una scritta. Io ho usato questo, il Tex Mouchetée. Un colore che a questo punto per me deve essere un grigio scarico, anche in realtà direi. Vediamo, potrei usare l'Icory Smoke direttamente, che è quello che abbiamo usato per lo sfondo. Quindi inchiostro pochissimo. Tu sei l'Icory Smoke? Sì, pochissimo, e faccio questo. Vedete che rimane pochissimo traccia di quello che è. Ma mi interessa quello, che dia solo semplicemente un po' di texture. Non mi interessa che si veda la timbrata della scritta. Adesso poi ve la avvicino per farvi vedere meglio l'effetto. Ah. Guardate. Giusto così. Niente di più. Ok. Volendo potremmo fare le goccine con un colore di Tommaso, ma abbiamo già queste goccine qui, quindi secondo me va bene. Adesso bisogna fare la striscia qui. Io userei un grigio scuro. Aspettate che me lo prendo. Allora, in realtà ho finito il grigio scuro della Basil, altrimenti basterebbero due strisce di Basil, qui ne dovrò tagliare un po' di più. Allora, sul progetto originale ho fatto la striscia alta 6, quella scura, però questo progetto è più piccolino, quindi in realtà proverei a farla 5 e vediamo quanto rende, perché poi ne serve anche una bianca. Praticamente questa fascia attraverserà tutto il lo.
Lo farei anche 4 e mezzo. Allora, proviamo 4 e mezzo. 4 e mezzo, me ne serviranno credo almeno 3, perché poi me ne serve un pezzo da 20 e 4 da 10. Un pezzo da 20 centimetri e 4 pezzi da 10. 20 e 10 e 10. Io adesso le foto non le ho, ma cioè non le ho stampate, però l'idea è questa. Qua così. Ok. E la incolliamo. E poi mi serve una striscia più stretta, direi di 1 cm, quindi 3,5, bianca, che ricaviamo dagli avanzi del bianco, dato che io questi li ho portati tutti a 20 cm invece che 30. Ho diversi pezzi di bianco di Tommaso che mi sono avanzati. Prendiamo due strisce da 3,5. E 3,5 e le tagliamo sempre a 20, 10, 10, 4 pezzi da 10, uno da 20. Salve. Sì, mamma, c'è una scatola, è anche già pagato. E 10. Ok. E incolliamo. Ok. È una scatola, mamma. Dovrebbe essere una scatola. Ok. Pezzo da 20. Ok. Lo scontrino dobbiamo fare. Ok. E questo è a posto. Adesso in realtà qua manca solo la timbrata con il sentiment e le foto. Ora, per le foto io non ho stampato nulla, però in realtà potrei farne una 7,52 più piccoline, posso anche già prepararmene in realtà le mattature, quindi se io uso una foto 7,5x10 avrò una mattatura che sarà 8x10,5. Che metterò qua, magari in verticale o in orizzontale, a seconda. Io l'altra l'ho messa in orizzontale, questa potrei metterla in verticale, e le altre le farei più piccole, potrebbero essere quindi un 8x5 le mattature. Allora facciamo, aspettate, fatemi pensare, sì, 8x5 dovrebbero essere così, 5 e 5, le farò orizzontali. E le metterò una qui e una qui, oppure posso farle anche verticali, insomma, una qui e una qui. Secondo me mi verranno più piccole. Ok, poi bisogna semplicemente mettere la timbrata. Io ho usato uno dei miei set di timbri, quello natalizio, che è uscito lo scorso anno. Sull'altro avevo usato questo timbro che è You're the Sprinkle of Cinnamon Over My Christmas Day, che è il mio pizzico di cannella sulla giornata di Natale. E c'erano le foto dei miei amici. Qui potrebbe essere che ci sta bene Breathe in the Magic of Christmas. Adesso lo prendiamo. Lo timbro, uso un VersaFine per timbrarlo perché così non ho bisogno dello stamping tool.
perché il VersaFine è talmente ricco di colore che non mi serve. E poi avevo fustellato le tazze. Qui in realtà c'è poco spazio, quindi qui non metterei magari un ghirigoro o qualcosina così, ma non rifarei le tazze. Vedete che prendiamo il grigio, se lo troviamo, eccolo qua. Non farei il nero perché è un po' troppo forte, però questo grigio dovrebbe andare benone. E dovrebbe permettermi di timbrare abbastanza bene anche senza la platform. Infatti è perfetto. Benissimo, e questo lo possiamo mettere via. Puliamo solo un secondo il timbro e lo metto via. Allora, ok, quindi posto che adesso queste qui le incollo così ce le ho come punto di riferimento, poi le fermo meglio. Queste quasi quasi sarebbe meglio metterle così, adesso vedo. Tendenzialmente questo è l'ho finito. Qui posso mettere, io invece che mettere le decorazioni che ho usato l'altra volta, che avevo la tazza e il maglioncino, potrei usare uno di questi timbri, che è questo qui è un set di timbri di Tmall con un sacco di border, che sono molto carini. E quasi quasi ci timbriamo il pezzo che ci occorre. Lo facciamo magari in ice spruce. Oppure pastrocchiamo, possiamo farla questa cosa con gli oxide, perché il tampone non viene contaminato. Voilà. Così. E qui io avevo messo poi dei cuoricini che c'erano nel set della fustella delle tazze della My Favorite Things, ma qui non penso che metterò le tazze, appunto, come vi dicevo, perché è piccolino, quindi non credo che ci starebbero bene, cioè due tazze, anche con una tazza grossa non ce le vedo bene. Anche il maglioncino della Cottage Cats è molto carino, però secondo me è un po' troppo grande per questa dimensione qua. Queste adesso le vorrei fermare così. Mi rimane fermo. Potrei però fare i due cuoricini. La fustella delle tazze che adesso è finita, purtroppo, è questa qua. Aspettate che ve la faccio vedere. Questa. Potrei, se no, usare il maglioncino. Però secondo me è grande. Adesso lo guardiamo un secondo, tanto è qua. Secondo me è un po' grandino. Bah. Io farei i cuoricini, vorrei che fosse molto molto semplice. Farei, taglierei i cuoricini e li metterei lì ai lati. Facciamo quello e poi per oggi vi lascio. Vado a vedere i messaggi e poi vado a fare la valigia. Per esempio. Allora, tagliamo questa e arrivo subito. Qua. Volete vedere un maglioncino tagliato? Aspetta che. Perché questa qui è una di quelle fustelle, quella del maglioncino, che ha 1000 pezzetti da assemblare, come quasi tutte quelle della Cottage Cats, che però sono così belle. Tac. Volete vedere un maglioncino tagliato? Lo tagliamo da qua. Aspettate, va. Tagliamolo, aspettate un secondo che mi porto in là con l'avanzo di carta. Aspettate un momento. Sì, ho già detto del My Toy Story, adesso ve lo ripeto. Allora. Arrivo, eh.
peccato se ci va lo spessore. Arrivo. Allora, dove vado in vacanza? Vado a Phoenix, purtroppo non c'è un granché da vedere. Allora, maglioncino a cui manca il pezzo sotto, ma ah no, non me l'ha tagliato il pezzo sotto. Aspettate che lo ripasso, aspettate. Io i piatti talmente tanto incurvati, e questa qua è una fustella che ha necessità di avere, di fare due passaggi e uno spessore. Allora, mettiamo la base del maglioncino, eh? No, credo che sia caduto. Allora, e poi gli mettiamo anche il colletto. Perché nell'idea, fatemi vedere com'è la foto, ah, perché c'è anche la neve su, quindi quello lì sarebbe scuro. Com'è complicato da assemblare questo coso qui, perché questa qua è la neve. Allora, proviamoci. Un attimo, questo pezzo qui dovrebbe essere di un altro colore e qui dovremmo avere la neve. Qui c'è anche, beh, noi abbiamo anche questa, volendo. Questo live non finirà più, ve lo dico. Allora, vediamo se ci sono avanzati i polsini. Ci sono anche le corna della renna che abbiamo qua. Oh, ma che belline! Adesso facciamo questo micro lavoro di assemblage. Qui ci sono i polsini. Ci serve solo un altro colore da mettere lì sotto per la base. Di modo che, aspettate che togliamo tutti i pezzi che sono qua dentro. Entro nel giro. Ok, allora, togliamo questo pezzo qua. Di che colore lo facciamo l'altro pezzo del maglioncino? Un grigio chiaro. Perché sto pulendo la fustella dei vari rimasugli, eh. Quindi ci va un secondo solo per... Farei un grigio più chiaro in maglioncino, cosa ne dite? Perché abbiamo questo pezzo qua che fa la neve, che non posso fargli bianco come pensavo, perché altrimenti ce lo perdiamo completamente. Però posso farlo un grigio più chiaro. Oppure no, rosso non lo farei, lo terrei molto, molto easy. Allora, aspettate che taglio i polsini che non sono venuti bene e un pezzo più chiaro. Aspettate, aspettate. Arrivo.
proviamoci. Il rosso è il male, hai ragione. Allora, prendiamo i vari pezzetti. Io avevo qui la mia, avevo qua la katana. La vedi per caso la katana? Qua, trovato. Ok, allora, assembliamo. Questo. Così. Io il pezzo sopra l'ho fatto till, che riprende il nostro foil. Ci mettiamo su la nevicata. Se ce la facciamo, non è detto. E adesso con la colla sotto mai più. Ok. Così, poi abbiamo la nostra rennina. Prima di mettere le corna, vedevo che qui abbiamo la passamaneria. Chissà se me l'ha tagliata col primo taglio, sì, che possiamo mettere qui dietro in realtà. Allora, questa sarà difficile da incollare. Perché è piccolissima e arzigogolata. Ma prima di mettere le corna la volevo incollare. E adesso prendiamo le corna, che forse avrei dovuto metterle dietro la testolina. Aspettate, vedete che non sono praticissime, infatti queste vanno dietro. Quel briciolo di colla lì tanto diventerà trasparente e non si vedrà, e ci manca solo il colletto, che è troppo spesso per essere preso con la katana, però ci proviamo lo stesso. Ok, e poi i polsini. Uno dei miei polsini è qui, e l'altro l'ho perso, no, è qua. È rimasto qua dentro la fustella. Pezzi così piccini. Ok, scusate. Allora, questa penna che sto usando io si chiama katana, però la prenderò su ordinazione se volete, perché costa 28 euro. La versione un po' più basic è il quick stick, che adesso è rientrato e costa 7,50 euro. Aspettate che sto cercando di togliere il polsino e ho sbeccato eccolo qua, ho sbeccato la punta di questo. Tutto bene comunque, volevo dirvi. E lo mettiamo qui. La differenza tra la Quick Stick e questa, a parte il discorso meramente economico, è che la Quick Stick si esaurisce, questo tendenzialmente no, e questo è una punta cerosa che prende più materiali rispetto alla Quick Stick, almeno io mi ci trovo meglio. Costa molto di più, chiaramente, quindi insomma è una scelta. Allora, la scritta che c'è dice ugly but cute, vuol dire bruttissimo ma molto carino. Un po' i maglioni alla Ronald Weasley, no? Brutti ma belli. Ok, allora, direi che per oggi vi ho tediato abbastanza. Non so se riuscirò a fare altri video prima di partire, perché sono un po' indietro con i preparativi, tipo che oggi inizio a preparare la valigia. Per me non è da me questa cosa, di solito io ce l'ho pronta dopo la Befana, quando andiamo al ciò. Quindi sono in ritardissimo, quindi probabilmente in realtà il prossimo video mio che vedrete sarà mentre sono in aeroporto a Milano. Mercoledì mattina sarete tutti in aeroporto con me. Ho perso un cuoricino, ma che tristezza, ho perso uno dei due cuoricini, adesso lo ritaglio di nuovo. Va bene, comunque il lavoro è finito così.
Sarete in aeroporto con me e poi dal CIA saremo live praticamente costantemente, sarò live tutto il tempo, a parte durante i corsi che chiaramente non potremo, in cui non potremo trasmettere in live stream, però. Allora, cosa devo dirvi? Partiranno un sacco di preordini mentre non ci sono, l'elaborazione degli ordini sarà sospesa, quindi in realtà per gli ordini veri e propri da spedire ci rivediamo quando io torno, dal 23 in poi, dal 24 verosimilmente. Quindi nessun ordine verrà elaborato e spedito prima del mio ritorno, però ci saranno diversi preordini a tenervi compagnia. Ci saranno i preordini, credo, delle novità di Lofan, sicuramente della Deton di cui vi ho fatto vedere le cose adesso, prima sull'iPad. Ci saranno le novità di Tommaso, sicuramente in preordine. Ci sono i preordini del kit dei My 12 Tales di cui vi ho messo un po' tutte le opzioni, quindi lo starter kit e il primo kit mensile, oppure solo il kit mensile in abbonamento di 12 mesi, solo l'abbonamento alle plancette di timbri e solo la plancetta dei timbri del mese. Dovrei aver esaurito tutte le richieste che sono arrivate ieri con queste combinazioni. Nel caso fatemi sapere. Per i My 12 Tales potete prenotare fino a martedì, perché poi manderò l'ordine per i timbri, perché sono quelli che ci metteranno un pochino più di tempo. Vi ricordo che nel kit del mese ci saranno pochissime cose, ci sarà la plancetta di timbri, ci saranno un paio di carte, e poi un set di abbellimenti, un tampone. Adesso questo lo vedremo, perché vorrei che il kit fosse molto minimal, dato che 20 euro sono pochi materiali, perché le protagoniste saranno le foto, saranno 4, 5, 6 foto al mese. Lunedì ci sarà anche il preordine degli album, per chi volesse comprare anche il contenitore, sia in formato A4 che in formato 12x12. E direi che vi ho detto tutto. Ci rivediamo mentre sono in viaggio. Che dite? È carino questo maglioncino, è un amore. Perché non me l'avevo presa prima? Brava che l'ho preso. Ok, buona domenica. Vado a vedere i messaggi che ci sono adesso. Rifustello il cuoricino che mi sono persa un nosewhere. E poi facciamo nulla. Ci rivediamo, ci risentiamo domani mattina. Fatemi pensare, arriva ancora qualcosa prima che io parta. Domani, spero che domani arrivi la nuova release di Concord and Knight. Quindi siamo ancora in tempo per farvela vedere. Spero che arrivi anche questo benedetto vassoietto che dovrebbe essere in viaggio, ma è un fornitore un pochino lento, quindi non ne sono certa. Così da poter mandare via gli ordini che ce l'hanno in prenotazione. Se avete ordini in sospeso qui che devono partire, scrivetemi che cerchiamo di farli partire prima che io parta, anche perché altrimenti io ritorno in Italia il 23, ma prima del 24-25, finché rifaccio tutti, riprendo le redini di tutto, ci va un attimo. Vi stancherete di vedermi al CIA, anche perché essendo da sola parlerò con voi tutto il tempo, con voi o con tutte le persone che stalkerizzerò, quindi che vi farò vedere. Ci saranno tante sorprese quando torno. Quest'anno sarà un anno pieno di un sacco di progetti. Iniziamo con questo dei My 12 Tales, ma ce ne sono tantissimi altri che secondo me vi piaceranno anche di più. Al CIA definirò le collaborazioni per cui sto lavorando da mesi praticamente. E nulla, spero che questo progetto vi sia piaciuto. Ci risentiamo presto.